dalla tutela della biodiversità allo sviluppo sostenibile dell'area protetta. Ne parliamo oggi con docenti e ricercatori dell'Università degli Studi del Molise, con cui siamo tornati nel Parco regionale del Taburno, Camposauro. Un viaggio affascinante che ci consentirà di scoprire le tante specie presenti in quest'area e, perché no, anche tante curiosità e indicazioni utili per vivere il parco nel rispetto della natura, della sua storia e delle tradizioni, ma con attenzione rivolta al futuro. Con il professor Bruno Paura dell'Università del Molise parliamo della flora, della vegetazione presente nell'area protetta del Parco regionale del Taburno-Camposauro. Professore, innanzitutto, secondo lei per cosa si caratterizza quest'area? Allora, tutte le aree dell'Appennino, soprattutto anche dell'Appennino meridionale, sono aree caratterizzate da una elevata biodiversità. Questo è un termine che viene usato e abusato e spesso viene anche frainteso. Nel senso che, diciamo, in questo caso la biodiversità si può tradurre, anche per farlo capire agevolmente, nel numero di specie vegetali che sono presenti in questo territorio e nel numero dei habitat, cioè delle comunità vegetali che questo territorio ospita. Se noi pensiamo che il numero delle specie vegetali ammonta a circa 1000, allora quante ne sono? Sono poche, se ne sono tante. Mettiamolo in relazione con la flora del Regno Unito. La flora del Regno Unito ammonta a 1200 specie. Quindi in questo comprensorio, che tutto sommato è piccolo, del Taburno Camposauro, abbiamo una flora che in qualche modo è equiparata a quella di tutto il Regno Unito. Questo già ci dà un primo confronto su quanto queste aree siano veramente importanti. Se poi pensiamo che circa il 10% di questa flora è una flora protetta, cioè una flora in via anche di estinzione, che ha particolare interesse conservazionistico, il valore si aumenta ancora di più. È chiaro che parliamo di numeri importanti, ma un visitatore che qui come noi si trova nell'area protetta e guarda questo spettacolo, obiettivamente una bellezza emozionante, una bellezza mozzafiato, ma come bisogna guardarlo? Perché tutto quello che ammiriamo alle nostre spalle, accanto a noi, ha tanto da raccontare. Lei diceva, si parla spesso di tutela della biodiversità. È una domanda molto interessante. Come guardarlo? E questo dipende anche dai nostri occhi e da quanto noi siamo disposti a guardare, con quale interesse, con quale curiosità ne vogliamo guardare. Allora prendiamo ad esempio questo scenario bellissimo di questa faggeta. Possiamo fermarci a osservare la bellezza, la maestosità, no, di queste piante. Tra parentesi, le faggete sono state anche di ispirazione per la costruzione delle cattedrali gotiche, no, con questi sviluppo soprattutto in verticale. E quindi noi possiamo avere, guardarla, appunto, un architetto può avere un'ispirazione per una costruzione, un ecologo la guarda con occhi diversi e guarda molte volte alla sua composizione floristica, cioè alle piante che lo compongono, un po' anche possiamo risalire anche alla storia dei nostri questi luoghi. Adesso noi vediamo le faggete come se fossero una foresta che esistita da sempre, in realtà sono un prodotto sostanzialmente giovane, hanno 10-15 mila anni, ecco, per noi sono tanti, però per le foreste sono... E quindi, per la natura no, non per sono la natura tanti. No, però sono anche il frutto di una stratificazione di tanti tipi di vegetazione, di storie che si sono succedute. È un po' come se uno guardasse un reperto archeologico, dove possiamo vedere delle stratificazioni, cioè sul basamento sannitico, poi ci sono quelli romani, poi ci sono quelle medievali e così via, e dove vediamo un unico edificio che però è testimonianza di una stratificazione storica. Noi possiamo guardare anche queste foreste
E attraverso l'analisi della sua flora possiamo risalire anche a della storia dei luoghi e come questi si sono succeduti da un punto di vista dei paesaggi vegetali. E vanno anche in questa direzione gli studi portati avanti dall'università? Sì, noi stiamo lavorando anche alla redazione dei piani di gestione delle due ZSC, Taburno e Camposauro, almeno per la parte ovviamente botanica, e questi servono per dare un contributo su come, sulle regole che un parco, queste aree devono darsi per una gestione sostenibile, per contemperare, come dicevo, tutti i vari fattori, cioè il fattore naturalistico, quindi zoologico, quello botanico, con quello delle popolazioni locali, con le economie. Quindi questo è quello di cui io mi occupo in fronte all'Università del Molise, facendo tesoro di tutto e capitalizzando tutti i contributi anche botanici che sono avvenuti prima. Professore, dagli studi effettuati dall'università, secondo lei quali sono gli aspetti più significativi? Parlava di 1000 specie, quindi difficile, anche rispettando i tempi dei televisivi, raccontarle tutte. Ma quali, secondo lei, quelle che magari anche il visitatore può apprezzare appena arriva nell'area protetta? Alcune specie floristiche, quelle che soprattutto attirano l'attenzione di molti visitatori, sono le orchidee, sicuramente. E difatti la presenza di orchidee, che sono state anche censite con molta accuratezza in queste aree, danno un valore aggiunto a degli habitat, cioè a delle comunità vegetali. Tanto da farle assurgere praticamente ad habitat, si dice, prioritari, cioè che hanno un'importanza straordinaria per la conservazione, ma non solo in ambito territoriale della Campania o nazionale, ma in ambito europeo. Infatti noi stiamo all'interno di una ZSC, ex SIC, cioè di zone speciali di conservazione, cioè che appartengono a questa rete di aree protette che rientrano nella cosiddetta rete Natura 2000 e che è la rete che in qualche modo tutela la gran parte delle aree in ambito europeo. E la presenza di alcune specie come le orchidee, per esempio, ne danno un po' una testimonianza. Come armonizzare tutto questo con l'habitat naturale, con anche il fruire del parco? La gestione di un territorio è una cosa molto complessa. Siamo qui nella faggeta, quindi immaginiamo che la prima cosa deve essere gestita anche una foresta. I nostri piedi poggiano su un pascolo e anche qui queste sono queste zone, quelle del pascolo, gli hotspot di biodiversità, che significa le aree in cui si concentra maggiormente la diversità, cioè il numero delle specie. Però queste sono pascolate, e allora come contemperare la tutela della biodiversità con la gestione sostenibile, cioè con le attività economiche e sociali? Ma bisogna non solamente l'economia, ma anche una società che sta dietro, quindi anche delle tradizioni, delle storie, dei luoghi che devono essere mantenute. Quanto è importante conoscere e soprattutto divulgare e far conoscere tutte le specie di cui abbiamo parlato fino adesso, dalla faggeta all'orchidea selvaggia, e soprattutto come tutelarle? È fondamentale, che una larga platea praticamente conosca, capisca, insomma sappia apprezzare e conoscere il valore del bene naturale. È un po' come se uno avesse a casa, no, dei quadri del Picasso, Caravaggio, ma la sua abitudine di averli a casa praticamente ne fa quasi dimenticare il valore. Noi invece dobbiamo riscoprire, anche attraverso una conoscenza anche ecologica e delle opportunità, quanto in realtà sia importante, prezioso, questo bene naturale che noi abbiamo a disposizione, di cui noi possiamo godere. E dunque un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, come sentiremo nella prossima intervista, che ci consentirà di scoprire ancora le specie individuate nel Parco Regionale del Taburno-Camposauro, ma anche il ruolo che tutti noi abbiamo quando visitiamo questi luoghi.
delle tante specie che vivono il Parco regionale del Taburno Camposauro, parliamo con il dottor Di Brita, al quale chiedo subito perché è importante la fauna in un parco. Allora, i parchi nel suo insieme, dalla loro nascita, sono dei laboratori proprio a cielo aperto per vedere uno sviluppo faunistico e non solo, floristico e soprattutto di habitat in maniera intoccabile, diciamo, in sé per sé. Però il problema qual è maggiormente dei parchi? Che comunque sono ambienti dove ci sono tante personalità, anche sotto l'aspetto sociale, e i parchi devono essere gestiti. Anche la stessa fauna va fatta una gestione ordinaria e adattativa di ogni specie. Ogni parco ha l'importanza di trasmettere quella che è un patrimonio genetico di alcune specie che potrebbe servire per reintroduzioni anche in altre zone italiane dove mancano alcune specie. Ma soprattutto i parchi hanno di fondamentale importanza che cosa? La conservazione di queste specie a fine di lasciare alle future generazioni quello che è il patrimonio faunistico che la nostra generazione, i nostri nonni hanno usufruito finora. Quali sono le specie caratteristiche dell'area del Parco del Taburno Camposauro? Ogni componente di ogni habitat è fondamentale per una nicchia ecologica che varia da qualsiasi zona di questo parco. Non troveremo mai un'area che sia uguale all'altra, perciò è molto ricca di specie, partendo dai grandi mammiferi. Ci sta facendo un monitoraggio sul lupo che è stato ritrovato anche qui e di fondamentale importanza. Gli ungulati presenti in questa zona, principalmente il cinghiale e il capriolo, anche se quest'area era stata indicata dall'ISPRA in alcuni manuali per la reintroduzione del cervo della mesola in un progetto nazionale molto interessante. Poi ci sono dei mesocarnivori come volpi, tasse, donnole, ornitofauna, principalmente ci sono diverse tipologie di rapaci, i quali sono importanti in questa zona, notturni e diurni, poiane, civette, allocchi, qualche gufo si ci ritrova, barbagianni assolutamente, il picchio rosso minore o piccoli passeriformi che sono importanti per tutta la fauna. Ci sono ad esempio anche altre specie molto importanti come il gatto selvatico che è stato fototrappolato in questi giorni anche qui nel parco e sarà oggetto sicuramente di studio, o lo scoiattolo rosso. Cosa invece secondo te dovremmo sapere o saper fare quando pensiamo di aver avvistato un animale, di aver avvistato un'orma? Allora, spesso ci arrivano alcune fotografie di nidi, uova, spesso proprio anche di specie. Ad esempio, se si incontra un'orma, spesso si vuole e non si sa di che cos'è, metterci un qualcosa di riferimento a fianco, ad esempio una moneta da 1 euro che sappiamo ha una misura standard. E allora proviamo, vogliamo vedere e scoprire se siamo anche fortunati nel trovare qualcosa proprio qui. Assolutamente. Qui, ma qui si può proprio osservare lo scavo che il cinghiale effettua con il grifo perché vuole nutrirsi delle piante con grande bulbo, oltre che poi a ritrovare altri insetti che possono essere utili alla loro alimentazione. In questo caso, durante il periodo notturno, i cinghiali arrivano, scavano. Questa attività di scavo è molto invasiva perché casomai, ripeto, se ci sono delle specie rare, anche floreali, potrebbe danneggiare, perché rifare un prato del genere ci vorranno anni e anni ed anni. Facci vedere, volevi mostrarci un esempio di come inviare una segnalazione. Sì, facciamo. Di quella che potrebbe essere soprattutto una nuova specie, dicevi, è importante che ci che arrivino tante segnalazioni. Facciamo un esempio, vicino alle piante, ai funghi, potrebbe essere fatta questa azione, non solo sulla fauna selvatica, ma ogni volta che qualcuno vuol segnalare una pianta, un fungo, una specie, non so, una piuma che ritrova, prendere una moneta, in questo caso di 2 euro, metterla vicina e con la macchinetta fotografica fotografare al fine di avere poi una misura standard e calibrarla poi in base alla fotografia. Lo si può fare vicino alle orme, spesso di ungulati, molte volte si può confondere una specie con un'altra, anche se hanno delle particolarità, e una persona che casomai non è espertissima si imbatte e non sa in queste cose.
si fotografano spesso delle orme di canidi o lupi, si dice no, è l'orma del lupo. In bibliografia per ora sfatiamo questo mito, non esiste l'orma del lupo, in che senso? Solo dall'orma non è possibile individuare il lupo. In questo caso il parco ha delle popolazioni di lupo che sicuramente sono già state avvistate, ma verranno studiate prossimamente da gruppi specifici per il parco, proprio per tutelare il nostro patrimonio genetico che è unico e raro in tutta Italia. Un viaggio che ci porta anche alla scoperta dei centri storici dei comuni che attraversano il parco per guardare, come detto in apertura, al futuro e allo sviluppo sostenibile dell'area protetta. Di sviluppo e dunque del valore economico dei parchi parliamo con il professor Belligiano. Professore, qual è appunto il valore economico che rappresentano i parchi, soprattutto parchi come quello del Taburno Camposauro che abbiamo appena visto anche nelle immagini? Il valore economico ha diverse dimensioni, c'è un valore intrinseco, quello naturalistico, per cui la conservazione di un contesto naturale, di un insieme di ecosistemi rappresenta di per sé un valore, è un valore economico di carattere sociale. Questa dimensione economica però deve essere necessariamente interpretata nella logica dell'utilizzazione del contesto, del territorio del parco rispetto all'uso che storicamente ne hanno fatto le comunità al fine di creare quelle interconnessioni indispensabili affinché questi ecosistemi non vengano compromessi da un atteggiamento eccessivamente protezionistico. Quale ruolo svolge l'agricoltura in questo contesto? Esattamente, è l'agricoltura il collante, la possibilità di generare nelle parti che in qualche modo rappresentano quelle non strettamente legate alla cura del bosco, alla gestione del bosco, ma sono le aree di intersezione che storicamente sono state utilizzate, soprattutto per quanto riguarda il settore zootecnico, che rappresentano gli elementi di riconnessione e le modalità attraverso cui il parco si riconnette alle comunità. Custodi non solo di valori, ma custodi del territorio. Custodi soprattutto delle tradizioni, la conservazione di pratiche antiche rappresenta la modalità attraverso cui è possibile conservare quel patrimonio culturale di tipo immateriale, oltre che materiale, che in qualche modo costituisce la testimonianza anche architettonica, che è espressione di questi borghi, rispetto a quella cultura e a quella storia che può trovare degli interessi e creare delle condizioni di attrattività rispetto ad una condizione che in generale nelle aree interne tende ad essere quella dello spopolamento. Qual è secondo lei il potenziale rigenerativo del parco per le comunità e i territori rurali? Il parco ha sicuramente un grandissimo potenziale che è strettamente legato alla possibilità di immaginare forme altre ed economie altre che vanno riconnesse in un unico sistema, in un'unica offerta che è rivolta in modo privilegiato al turismo culturale di tipo esperienziale oltre che naturalistico, outdoor, no? All'aria aperta, che in qualche modo possa essere anche di carattere sportivo. La combinazione di questi elementi deve trovare però delle espressioni di carattere strategico che mi pare questo parco stia individuando, anche attraverso la possibilità di entrare nelle reti importanti come possono essere quelle dell'UNESCO e quindi creare quella condizione ideale affinché possa emergere in modo importante un'economia nuova, postmoderna, rispetto a quella che storicamente ha caratterizzato il parco, proprio attraverso il recupero della tradizione, il recupero delle pratiche e la valorizzazione appunto di questo patrimonio immateriale diffuso che rappresenta la cultura e il racconto di questi borghi. Quando si parla anche di tutela della biodiversità, di tutela delle varie specie che vivono il parco, significa parlare anche di sviluppo, perché tutto questo consente poi uno sviluppo che guarda non solo al bosco, come lei diceva, ma anche ai comuni contermini, ai centri storici del territorio.
No, la biodiversità agraria rappresenta probabilmente un elemento, un punto di forza di questo contesto, diciamo di tutto il territorio del parco. Il recupero delle varietà, delle cultivar tradizionali rappresenta probabilmente una modalità attraverso cui stimolare, generare forme e pensare a processi di valorizzazione tipiche che possono essere strettamente collegati al parco anche attraverso l'evocazione delle tradizioni gastronomiche del territorio. I parchi diventano così anche un'occasione importante di recupero degli antichi borghi. Assolutamente sì, creare delle condizioni che sono di movimento rappresenta una condizione attraverso cui è possibile un'esportazione che avvenga direttamente all'interno del territorio, no? Immaginare che ci siano consumatori delle produzioni agricole, delle produzioni agroalimentari, delle tradizioni gastronomiche proprio nei luoghi del parco, quindi i borghi che tendono a ripopolarsi attraverso questa combinazione ideale, efficace tra residenti e visitatori. Quali sono secondo lei le potenzialità del parco del Taburno Camposauro in tal senso? Che ricordiamo ha un'area geografica molto vasta. Dunque io credo che le potenzialità possano essere ritrovate proprio nell'agricoltura anche quella che in qualche modo è più conosciuta, no? È un'area molto conosciuta per la viticoltura, è apprezzata anche per degli ottimi vini, c'è una olivicoltura piuttosto importante in quest'area. Ripartire esattamente da queste filiere produttive per creare delle condizioni affinché ci possano essere anche motivazioni importanti di una modalità di combinazione tra dimensione naturale, naturalistica, ecologica, può rappresentare la modalità migliore per generare sviluppo. Quali sono gli studi dell'Università del Molise per il parco, effettuati per il parco e soprattutto cosa sta emergendo? L'Università del Molise è impegnata su diversi progetti che riguardano la montagna in generale. Il meccanismo, dell'analisi scientifica è proprio quello di andare a approfondire il modo con cui i sistemi socioecologici, cioè la combinazione tra elementi naturali ed elementi antropici, tendono a collegarsi in rete all'interno di territori che sono tra di loro vicini e possono generare quelle condizioni ideali, oppure eventualmente correggere quegli atteggiamenti e quelle pratiche che potrebbero invece minacciare o compromettere, che sono forse la causa anche dello spopolamento recente. Puntare sulle caratteristiche, diceva, anche su quelle che sono le tradizioni, partendo dall'agricoltura, partendo dalle potenzialità naturali del territorio per combattere lo spopolamento e quindi promuovere lo sviluppo di queste aree che hanno ancora tantissimo da offrire. Sì, assolutamente, da offrire e da scoprire, forse da riscoprire, lo sguardo esterno, come dicevo in altre situazioni, per osservare ciò che evidentemente le comunità hanno sotto gli occhi e che non riescono più a vedere, rappresenta la modalità attraverso cui è possibile immaginare un progetto, un percorso, una traiettoria di sviluppo che deve trovare però una partecipazione, una condivisione degli obiettivi, perché rappresenta in questo senso anche la modalità con cui questo territorio può esprimere la propria identità. Ed eccoci tornati in studio, con noi oggi anche il presidente dell'ente parco regionale del Taburno Camposauro, Costantino Caturano. Delle attività di sviluppo del parco che guardano al futuro, ma con attenzione anche alla tutela del passato, della storia, delle tradizioni e dunque soprattutto della biodiversità, delle tante specie che vivono e animano il parco. Parliamo con il presidente dell'ente parco regionale del Taburno Camposauro, Costantino Caturano. Presidente, innanzitutto ben ritrovato. Ben ritrovato a voi. Parliamo del percorso che sta portando avanti il parco per promuovere uno sviluppo che sia però sostenibile, sempre più sostenibile, dell'area protetta. Sì, adesso noi siamo un po' nella seconda fase
di quello che è il mio mandato istituzionale ma anche operativo dell'ente parco, quello di iniziare ad mettere in campo delle progettualità e delle azioni inerenti alla gestione dell'area protetta, quindi la fauna selvatica e la flora. E in questo ambito di particolare interesse, devo ringraziare anche l'Università degli Studi del Molise, il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimentazione, che attraverso dei professori e dei dottorandi, insomma, sta svolgendo diversi studi sul Taburno camposauro, sia per quanto riguarda la nostra flora selvatica e quindi anche delle specie a rischio di estinzione come il picchio rosso minore, il lupo, piuttosto che il gatto selvatico, che abbiamo fototrappolato e quindi sappiamo della loro presenza anche in maniera stabile, ma sia anche per quello che riguarda gli aspetti floreali e quindi quello che ha a che fare ad esempio con le orchidee e con tante altre specie diciamo, presenti nel parco. Tutto questo per noi è fondamentale proprio per capire quali sono le presenze sul nostro territorio, in modo da poterci poi attivare per una dovuta e opportuna gestione del territorio. E al riguardo posso anche annunciare finalmente che è partito il lavoro sulla redazione del piano di gestione del Parco Regionale del Taburno Camposauro, grazie anche ad un affidamento fatto dalla Regione Campania. Quindi per i prossimi 12 mesi avremo dei ricercatori, degli studiosi sul nostro territorio che veramente visiteranno centimetro per centimetro il nostro territorio per redigere questo piano di gestione, che lo voglio ricordare è un po' il punto zero di una programmazione che poi non soltanto l'ente parco ma anche i comuni dovranno mettere in campo attraverso i loro piani urbanistici piuttosto che altri strumenti che riguardano gli enti locali. Quindi insomma qualcosa di importante, un passo in avanti che stiamo facendo. È una programmazione ovviamente a lungo termine, ma soprattutto un piano che guarda al futuro, anche alla gestione futura del parco. Sì, perché noi abbiamo in un primo momento ci siamo concentrati un po' nel ripristinare alcune criticità. Questo per consentire un turismo green, un turismo di qualità. Però a fianco a questo aspetto c'è bisogno, insomma, che l'ente parco faccia l'ente parco, quindi il gestore di un'area protetta. Quindi abbiamo bisogno che si inizi a regolamentare il tutto e soprattutto a far capire alle popolazioni presenti, soprattutto sul territorio in primis, ma anche a chi viene, che bisogna rispettare i luoghi in cui si va. Un impegno per la tutela, ma allo stesso tempo per favorire la fruizione, una fruizione corretta, potremmo dire, di quelle che sono le bellezze naturali esistenti? Allora, sulla fruizione... Consapevole forse? Consapevole diciamo, è la parola giusta a cui dobbiamo arrivare. Ecco, la consapevolezza che si è in un'area parco, come succede in tutte le parti d'Italia, probabilmente nel nostro territorio ci stiamo incamminando in questa direzione, ma il percorso da fare è ancora lungo, lo dobbiamo dire. Insomma, però non è rassegnazione, anzi dobbiamo arrivare a questo risultato, anche perché la candidatura UNESCO che si spera, diciamo, di ottenere ci impone di avere una comunità consapevole di vivere in un'area protetta. Un'ultimissima curiosità, un territorio che però non smette mai di stupire. Prima facevo un elenco dai lupi alle orchidee di specie, di flora, fauna che ogni volta è possibile ritrovare e si scoprono sempre tante cose nuove. Devo ringraziare anche le tante associazioni che ci stanno dando una mano anche con il fototrappolaggio, che ci sta consentendo di scoprire, ecco, tipo il gatto selvatico, insomma diverse specie che stanno abitando il parco. È una continua scoperta che il nostro territorio ha veramente delle eccellenze non soltanto ambientali ma anche di natura geomorfologica, di natura storica, che ci consente di dire la nostra, di raccontarle anche in un certo modo.
Allora grazie al presidente Caturano, a docenti e ricercatori dell'università che ci hanno accompagnato in questo viaggio suggestivo alla scoperta dell'area protetta. Il nostro appuntamento con Campania 4.0 termina qui, ma noi ci rivediamo come sempre la prossima settimana, sempre su 8 Channel.